La nostra idea è di una città che abbia una dimensione culturale molto trasversale, che sia una cultura capace di coniugare la dimensione internazionale con la sua capacità di intercettare tutti gli strati della popolazione, che sia capace di essere uno strumento educativo, perché in questa città abbiamo bisogno molto di educazione e di inclusione sociale. Quindi una visione di cultura moderna, che utilizzi i nuovi strumenti del digitale, i nuovi media, ma è capace di mantenere anche la sua identità tradizionale. Quindi una sfida complessa però affascinante. Per una risorsa strategica come la cultura, elemento fondamentale che crea anche coesione sociale, senso di appartenenza e valore economico, l'obiettivo del Piano della Cultura per Napoli dal 2022 al 2026 è quello di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali nei prossimi anni, stabilendo le priorità, adottando un metodo e definendo obiettivi specifici, tempi e modalità di realizzazione, oltre che risorse finanziarie e modelli di gestione. Un percorso articolato, quello tracciato per il piano della cultura, con diverse tappe, dall'ascolto alla definizione di obiettivi e priorità, alla raccolta di proposte dal mondo della cultura, fino alla definizione delle azioni operative, per arrivare questa estate alla presentazione del piano. Le linee di indirizzo contengono nove priorità contenute nel documento che si può consultare e scaricare dal sito del Comune. E fra le azioni già avviate troviamo un nuovo modello di gestione del patrimonio culturale, la riqualificazione delle biblioteche comunali e Napoli Città della Musica, con azioni di coordinamento e sostegno per la filiera musicale.